Da piccolina ero prima di tutto una pattinatrice, ero davvero brava, mi piaceva tantissimo come sport. Ho scoperto di avere questo tumore a giugno 2016, quando avevo 12 anni. Pensavamo fosse una semplice distorsione. Per caso, ho incontrato un ortopedico che ha subito capito la gravità del fatto, era un osteosarcoma, mi hanno mandato a Bologna. Mi sono operata. Il giorno successivo, dopo la biopsia, è arrivato in stanza il primario a spiegarmi la situazione. Io non capivo le sue parole, mi parlava di osteosarcoma, mi parlava di protesi, mi parlava di terapie. Quando torno a casa, sapevo che con questi due farmaci mi sarebbero caduti i capelli. Quindi mio padre mi rasò i capelli. E io piangevo tanto, anche adesso se ci penso. È stato, penso, il momento più doloroso di tutta la malattia. E subito mi è venuto mio fratello lì vicino a dirmi: Gaia, non ti preoccupare, sei bella anche così. Da subito ho trovato l'affetto dei miei coetanei sempre presente. Con quello che potevano mi facevano sentire la loro amicizia, io apprezzavo tutto. Quindi, dopo le prime quattro terapie, rivado su per questo intervento, che sarebbe stato quello decisivo, dove non avrei più avuto il mio femore, ma una protesi. Il giorno dopo mi opero io, va tutto bene, ero contentissima di come fosse andato, vedevo un sacco di gente attorno a me. Dopo che mi hanno asportato il tumore, l'hanno studiato e è uscito fuori che dovevo fare un farmaco in più e altre 14 chemio. Però non l'avrei fatto a Bologna, ma potevo appoggiarmi nell'ospedale vicino a casa ad Ancona. I primi mesi in Ancona furono davvero belli e io me li ricordo sinceramente come i mesi più belli della mia vita, perché lì ho incontrato una vera e propria famiglia. In questi 2 anni di malattia, la cosa più importante e l'unica cosa costante che c'è stata sin da prima della malattia è il mio sorriso. La mia idea adesso per il futuro è di fare la ricercatrice. Questo mio sogno viene dal mio passato, che appunto riguarda la malattia. Poter contribuire in qualche modo mi farebbe tanto felice. Se potessi tornare indietro, penso che non direi niente di quello che non ho già detto ai miei. L'unica cosa che mi ricordo di aver detto in particolare è che io non vorrei mai essere al posto di un genitore con un figlio malato. Penso che un genitore soffra molto, molto, molto più di un malato. Il malato invece vive. Vive e va avanti, quindi è molto più facile. Se dovessi consigliare qualcosa ad un genitore che oggi sta vivendo quello che abbiamo vissuto io e la mia famiglia, direi semplicemente di non fermarsi alla malattia, perché è tuo figlio, non è un malato e ha diritto di vivere. La ricerca è la speranza di un futuro.